Ciao ragazzi, oggi parlerò della vita in campagna. Come sapete, ho un laghetto. Questo qui. Vi farò conoscere tutti i membri che ci sono in questa campagna, dal più piccolo al più grande, e tante altre cose. Scoprite insieme a me. Oltre alle fantastiche carpe che pesco, ci sono altri animali, come ad esempio le anatre. Mamma anatra aveva escluso 5 piccoli anatroccoli, solo che un giorno l'airone, vedendoli indifesi, si è portati via. Quindi abbiamo preso altre 6 anatre e mamma anatra era felicissima. C'è la sesta e c'è anche quella nera, se la vedete. Abbiamo preso anche 3 oche. So che uno non riusciva ad alzarsi, probabilmente perché aveva ancora le zampe un po' debolucce. Allora cosa ho fatto? L'ho portata a casa mia e l'ho accudito io per 2 giorni. Stiracchiamento. E come nome gli ho dato Oki. Vi garantisco che non ho dormito per 2 giorni, non stava mai zitta anche quando dormiva. Per fortuna poi si è rialzato da solo e l'ho portato insieme ai suoi fratellini. E piano piano è cresciuta a vista d'occhio, in un paio di giorni è diventata enorme. Le oche sono cresciute a vista d'occhio. Oki! Oki! Mangiano tutto, fanno anche un gran casino. Qui c'è il gallo, che questo mi ha fatto cadere il telefono e mi ha rotto il vetretto del telefono. Grazie, eh! John Wayne. Qui ci sono alcune galline. Quella bianca è la più malandrina di tutte. Fa dei gran salti, sale dappertutto e nasconde le uova solo dove sarà lei. Qui invece abbiamo il cappone, lo chiamiamo Al Capone. Qui in campagna mi diverto anche ad assistere a divertenti scene. Come questa scena, il gallo le prende da tutti, dalle anatre alle galline. Nelle vicinanze c'è una famiglia di nutrie, gli diamo un po' da mangiare. Queste sono molto mansuete. Adesso provo a dargli delle carote. Dopo aver conosciuto i membri della campagna, vi faccio vedere il mio orto. Nell'orto ci sono i porri, le cipolle, l'aglio, troviamo i pomodori, qui c'è il fagiolino, abbiamo raccolto tutte le fave e i piselli, poi ci sono tante zucche di ogni tipo, peperoni, menta e tanto altro. Ma adesso vi faccio vedere un ortaggio in particolare, ovvero le zucche Hokkaido. Per vedere tutto il processo bisogna tornare un paio di settimane indietro. Sono qui nel mio orto per piantare queste piantine di zucca Hokkaido. Vi ricordate? Ieri sono riuscito a trovare questa zucca Hokkaido, o comunemente detta curry red. Invece in americano squash onion, la sua forma a cipolla. Ho preso i semini della mia zucca Hokkaido
li ho seminati ed ecco qui le piantine che adesso andrò a piantare. Questo è il seme dove è nata la pianta. Ho fatto 3 buche. 1, 2 e 3. Adesso devo solo aspettare che crescano. Non per dire, ma sono molto più grandi di quelle di mio padre. Guardate qui, crescono di giorno in giorno. Che bellezza! E questa è la campagna. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!